eccoci con la grande novità. Allora, questa è l'anteprima, così domenica prossima starete in campana, mettete in agenda che domenica prossima parte il video frignero della domenica. Allora, frignero deriva da frignare, sapete quando i bambini so rognano, cioè piangono, giusto? E fa riferimento a quelle lacrime istituzionali che sono, voglio dire, ormai conosciamo tutte, quindi voglio dire, dal cognome del ministro abbiamo trasformato, tanto per allegrare un po' un attimo, giusto? Qui non posta cartolina, perché non so perché, mi schiaccia, ecco qua. E quindi questo video frignero sa un potpourri, un come si dice, un frappè, un polpettone, però non è video polpettone, è il video frignero della domenica, giusto? Dove dentro ci metteremo un po' di tutto, magari anche due ripieni, non lo so, due zucchini, magari ci mettiamo anche due trenette col pesto, non lo so. Adesso qui oggi pomeriggio mi dicevano tutti i ragazzi, ma io c'è scenografo, ci sono le segretarie di produzione e tutto, ma io ho detto, ma io non sono pronto, sono ancora vestito così, ma da backstage, più back che stage, ora non sappiamo bene com'è la questione. E mi hanno detto, dai, ma diglielo un po' in anticipo che domenica prossima parte questa nuova edizione, il video frignero della domenica, il meglio delle notizie sfigate da palazzo. Sì, perché il problema, lo sapete, che non è che il problema non è economico, il problema è che a palazzo continuano sempre a stare seduti degli sfigati, quindi gli sfigati portano sfiga, siccome a palazzo poi la sfiga scende e ci arrivano, ad esempio fratello Maghetto con questo nuovo round di sfigati tra il professor Cortese, che lui sapete che guarda tutti i numeri, perché lui il suo problema sono i numeri. Io pensavo questo, cioè bellino, se li giochi all'otto quei numeri, perché tanto poi vedremo che la lettura dei numeri per fare delle azioni non serve a niente. E il professor Cortese della Friniera mi ha mandato una botta di sfiga, fratello Maghetto, nel senso che invece di andare in pensione a 65 ci va a 66, quindi un anno di più navigazione a vista, d'accordo che navigheremo in rete con le sorellose, i fratellosi, e siamo molto contenti, ma comunque sono invece che di 3 anni di navigazione a vista sono 4, insomma. Il 2 maggio vabbè, fratello Maghetto festeggerà il decennale di non occupazione grazie a uno dei top manager, più top che manager, dove lavorava, insomma, in una delle dimore del Cavalier Cortese. Come avete visto, il Cavalier Cortese non c'è più, l'abbiamo tolto perché, insomma, voglio dire, non è più seduto a palazzo, però stiamo attenti, perché il Cavalier Cortese, mentre noi facciamo le chiacchiere, lui fa marca. Siamo in campana perché il Cavalier Cortese non molla l'osso neanche il prossimo mese. Quindi per cui col video frignero, insomma, adesso vediamo, per esempio, tanto per farvi un esempio di notizie, giusto? Qualcosina, tanto per allegrarci, per esempio, abbiamo scoperto che la figlia del ministro Fornero, questo è riferimento al famoso discorso del posto fisso monotono, la figlia del ministro Fornero ha 2 lavori, uno è fisso e l'altro diventerà, insomma, anche lui fisso, invece che nobile, voglio dire, insomma, sono tutte quelle belle notiziole che ci rallegrano e, voglio dire, sono, faranno parte del video frignero. Ad esempio il professor Cortese ieri pomeriggio alle 17:21 ha detto che troppo cuore ha rovinato l'Italia, cioè non tocca dire a me se il mio governo ha un cuore buono, ma invito gli italiani a tener conto che se l'Italia è ridotta un po' male perché i governi italiani per decenni hanno avuto il cuore troppo buono diffondendo buonismo sociale. È un'opinione sua, comunque, voglio dire, insomma. Allora,
Le novità su Reset. Su Reset sapete che c'è sempre il visore da Occupy Wall Street, da Park Zuccotti, che lì c'è la videocamera 24 ore su 24 che vi informa di tutto. E questo allora, poi cosa c'è? Allora, sulla pagina di FB di Reset, giusto? Ci sono tutte le notizie da seguire. Quindi quando la mattina aprite il computer, la pomeriggio, quando aprite il computer, andate a prendere sulla pagina fan Facebook di Reset, perché lì ci sono tutte le cosine nuove. Allora, di cose nuove di Reset, sappiate che un post, sì, è una grande magia, un post di Marco Barone è diventata una bellissima canzone. Quindi c'è una canzone per me che, insomma, è una cosa da ascoltare. Andatevela ad ascoltare, perché è importante. Poi c'è l'altra grande novità, che la nostra Doriana Doracci, molto operativa, seguiva da tanti anni la figlia di una sua cara amica nelle sue performance musicali. Insomma, questa ragazza che si chiama Giulia Nania ha concesso un'intervista in esclusiva a Reset, e anche lì sulla pagina, sulla home page di Reset, vi trovate il video con questa canzone, che è tutto dire, perché lei non è la solita artista, è un'artista che è arrivata dalla rete, nel senso che da Facebook si è trovata sul palco dell'Ariston. Quindi Giulia Nania ve la vedrete, potete anche votarla, potete seguire tutte le sue performance in rete in modo da essere di supporto e partecipare al suo successo, se Giulia Nania vi ha di piacere. Allora, poi andiamo avanti. Per esempio, tra le notizie un po' sfigate che si arrivano da Palazzo, siamo venuti a sapere, eccetera eccetera, tutti questi cachet favolosi di Sanremo negli anni passati. Non so, nel 2006 500.000 euro Ilaria Blasi, poi 800.000 euro a Jennifer Lopez, poi abbiamo Cassano che ha preso 150.000 euro per farsi intervistare da Antonella Clerici, e la Clerici ne incassò 500.000. poi, non so, la Simona Ventura nel 2004 che si accontentò di 320.000 euro, Tony Renis di 500.000 euro, Bonolis che nel 2009 1.000.000 di euro. Sono tutte queste notizie, insomma, voglio dire, come per esempio la Iva Zanicchi da ospite in un festival, quello che il direttore artistico era Tony Renis, che doveva solo cantare una canzone, ha cantato una canzone per 75.000 euro, era ospite. Insomma, voglio dire, sono tutte queste notizie che ci possono riempire, voglio dire, insomma, che riempiranno il video Franiero. Ad esempio, cioè, sapere che i nostri cari dipendenti della Camera dei Deputati hanno passato l'appalto di 3 milioni di euro, ripeto, 3 milioni di euro per le agende blu di pecora prima di Natale, insomma, è una notizia da video Franiero, giusto? Perché, insomma, c'è da frignare, c'è da piangere. Poi c'è quell'altra bella cosa, che è quella lettera del figlio di un operaio in risposta al professor Mario De Aglio. E il professor Mario De Aglio, dovete sapere, che è il marito della Friniero. Ovvero sia, in un bel editoriale del luglio 2010 sulla Stampa, nell'esposizione del professore si diceva così: i diritti dei lavoratori diventano componenti non monetarie della retribuzione. La difesa del posto di lavoro doveva essere sostituita da una volatile garanzia della continuità delle occasioni da lavoro. Ma soprattutto il lavoratore, i cui salari sono ormai ridotti al minimo, non necessitava più del tempo libero in cui spendere quei salari, ma doveva solo pensare a soddisfare le maggiori richieste dalla controparte, cioè del datore di lavoro, concludendo in una parola, cioè diventare degli schiavi. Insomma, voglio dire, no, tutte queste belle cose, che voglio dire, non so, per esempio, abbiamo scoperto che ci sono le spese di viaggio degli eurodeputati, che un viaggio di 3 giorni di 28 euro deputato a Washington è costato 240.000 euro, una visita di 8 giorni in Cina di 11 deputati è costato
176.000 euro, e poi per un vertice di 7 giorni a Tenerife nelle Canarie la spesa per la delegazione di 64 membri è stata di 707.000 euro. Insomma, sono tutte quelle notizie che voglio dire, e ci stanno bene nei video frignieri. Come siamo coi tempi? Siamo già rovinati, perché bisogna un po', cioè, voglio dire, perché questo qui, insomma, è un'anteprima, cioè, voglio dire, qui dal backstage adesso stiamo organizzando tutto anche coi, con le luci, siamo organizzati, vedete che ci sono anche le luci, non manca niente. Poi adesso vedremo, per quanto riguarda i numeri, anche noi daremo i nostri, perché se li dà il professor Cortese, anche noi qui dal video frignero daremo i numeri anche a lui, però noi daremo i numeri per fare del reddito, non per fare della miseria come fa il professor Cortese, giusto? Daremo i numeri per il lotto. Adesso devo sentire la signora, perché sorella Maghetta è impegnata, i bambini, questo quell'altro, c'era a fare i polpettoni, le treneste, fa i gnocchi, fa i ripieni, insomma un po' presa per la casa, c'ha le pulizie, insomma c'è tante cose da fare, fa il pesto, e quindi adesso vediamo un po' se mi si libera un attimo, magari vi fa un piccolo flash, voglio dire, vi dà due numeri di quelli giusti, buono, che voglio dire, se ci arriva dalla miseria da palazzo, noi controbattiamo, giusto, con due numeri giusti, in modo che se vinciamo all'otto è meglio, sì, perché purtroppo la sfiga da palazzo è tanto. Insomma, è stato un po' un video a polpettone, così, insomma, tanto per vedere un po' cosa ci prospetterà al futuro, vedremo un po'. Sapete che noi siamo attrezzatissimi, abbiamo anche la sfera, sapete che avete, ve l'ho fatto vedere una volta, io sono un attimo. Abbiamo anche la sfera, giusto? Noi controlliamo ogni tanto, siamo in contatto con Mago Merdino che ci dice un attimo anche adesso, perché purtroppo siccome qui la sfiga avanza, io ho parlato con Mago Merdino e gli ho detto qui ci vuole un grandissimo sortilegio, e lui mi ha detto ma il rimbalzo, quello che avevi fatto l'anno scorso, sì, gli ho detto, non è che non ha funzionato, insomma, bene o male, insomma, il Cavalier Cortese l'abbiamo eliminato, è che qui bisogna eliminare proprio la radice della sfiga, giusto? Perché qui c'è tanta sfiga. E allora, quindi, conseguentemente, insomma, vediamo un po', ragazzi, c'è un freddo. Perché poi qui nel backstage, lo sapete, insomma, voglio dire, cioè, cerchiamo poi di tenere la stufa bassa per i costi, lo sapete, per i costi. Comunque, è stato un po' un'anteprima secondo delle emozioni, giusto? Fratello Maghetta è molto contento e vedremo un po' di fare in modo che questo video frignero alla domenica diventi un po' come un sortileso, insomma, che voglio dire, porti bene e ci tolga tutta questa sfiga che ci arriva da parte, perché non se ne può di più, nel senso che sono aumentati i costi degli alimentari, è aumentato tutto, insomma è una cosa vergognosa. Allora, fratello Maghetto vi saluta e mettiamo un po' la sigletta, dov'è finita? Eccola qua, trullalero, trullalà. Quindi l'anteprima è finita, ci vediamo domenica prossima, giusto? Preparatevi perché ci saranno scenografie, colonne sonore, ci sarà un po' di tutto, vedremo anche noi di dare i numeri come vi ho detto, insomma, sì, di darli però vincenti, non come quelli del professor Cortese, perché lui dice che insomma, il supermercato l'altro giorno solo il detersivo è aumentato del 29%. Il che è tutto a dire. E siccome la politica è quella quando si va a fare la spesa, giusto? La situazione economica è grave, ma non è seria.
Concludendo, riassumendo, mandiamo un saluto agli amici dalla Grecia, perché giungono notizie pesanti anche di lì, notizie da tutto il mondo, pesanti ce ne sono, però cerchiamo, voglio dire, grazie alla rete, questo cappello, non so come mai, notizie insomma in giro per il mondo, non è che non prospettano bene, non prospettano bene, ma cerchiamo un po' di fare un po' di brio, giusto? Allora, domenica prossima con il video fringhiero della domenica, giusto? Il meglio delle notizie sfigate della settimana da Palazzo. Un abbraccione, devo chiudere perché poi se no qui caricare compagnia non la finiamo più. E mi raccomando, seguite Reset, seguite tutte le novità, sappiate che oggi abbiamo fatto un anno, perché 5 febbraio a Capranica c'era stato quel convegno sulla comunicazione, grazie all'organizzazione di Odonello Goracci c'era presente il nostro webmaster, Enzo Apicella, gli autori, i commentatori, insomma voglio dire, oggi festeggiamo questo anniversario e niente, andiamo avanti ragazzi, io ve lo devo dire, giusto? Ve lo dico, però non fate trappolare la notizia in rete. Noi di Reset vi vogliamo bene. Un abbraccio ragazzi, ciao! A domenica prossima con il video fringhiero della domenica. Un abbraccione e ciao! Ma non si chiude mai? Ma perché non si chiude? Ma come mai? Io non capisco perché non si chiude. 1, 2, 3, clic.